Siamo allo studio Decibel di Busto Arsizio con i Filley, band di Legnano, però che ha fatto la storia anche della musica del punk rock italiano, perché presentano il nuovo disco che è uscito da circa una settimana, è uscito venerdì 17 maggio. Il nome del disco è Pogo Mixtape, volume 1. Ecco, Pogo Mixtape, Pogo Mix, sono già due parole che secondo me possono raccontare molto del disco. Io mi concentrerei su cos'è Pogo, cos'è Mix e cosa troviamo dentro il disco. So che Pedro ha un po' di problemi di voce. Lascio parlare gli altri che sono anche molto più bravi di me a spiegare le cose. Quindi io ho la domanda aperta, chi vuole prende il microfono. Abbiamo qui Ka, Dani e Ivan. Pogo è una parola che appartiene a questa scena punk da sempre. Noi abbiamo voluto riportare un po' di attenzione su qualcosa forse di anacronistico, che però sta tornando forte durante i concerti. La gente ha voglia di divertirsi, di pogare, e quindi ci piaceva dare subito in una parola molto breve l'intento di questo album. Mixtape invece l'abbiamo un po' rubacchiato da quello che è la culture rap, quindi tutto quello che è il mondo della trap, del rap, che in realtà loro, gli artisti moderni, cercano di fare questi accrocchi, queste mischie di featuring, e in realtà sono molto più bravi di tanti altri a creare una scena, a creare legami, e quindi volevamo provare un po' anche a imparare da un mondo che è lontano da noi. Pogo Mixtape volume 1, come dicevi, e questo è uno stimolo, una lampadina che volevamo lasciare accesa per noi più che per gli altri, perché ci siamo divertiti a farlo, e quindi diciamo, perché precluderci l'idea di farne ancora? E quindi sono una specie di puntini sospensivi per vedere se magari nei prossimi anni di provare a ripetere l'esperimento. Collegandomi a quello che dicevi tu, Ka, comunque è un disco che presenta tante collaborazioni, soprattutto anche con il mondo rap, poi non solo, tra grandi classici, grandi artisti come penso J-Ax, a più giovani, e nel mezzo però ci troviamo anche icone del punk rock, penso ai Pancras, ma anche ai Dari che insieme a voi, primi anni 2000, hanno fatto la scena. Ecco, com'è nata l'idea di fare questo mix? Effettivamente è un mixtape. Ecco, come è nata l'idea, soprattutto un disco fatto con Warner, anche questo è una cosa secondo me da segnalare, perché è una grande etichetta per il vostro ritorno. La cosa bella è che non è nata l'idea, è successo tutto mentre le cose accadevano, sostanzialmente non ci siamo svegliati un giorno dicendo va bene ragazzi, facciamo un disco con 14 featuring, 12 featuring, 13 featuring. È partito tutto con il primo brano che è uscito un annetto fa insieme a Nasca, e in passato abbiamo fatto pochissime collaborazioni, una con Bennato e una con Mondo Marcio, e poi come spesso fanno le band, siamo rimasti molto chiusi nel nostro sostanzialmente. Già mettere d'accordo quattro teste quando si compone è difficile, pensare anche di avere altri artisti che arrivano e che dicono la loro, non so, probabilmente le band ragionano così, ma abbiamo deciso una volta fatto il brano con Nasca, Porno, che effettivamente era una formula che ci piaceva, di non chiuderci noi stessi ma di aprire ad altre persone, ad altri musicisti, e non li abbiamo scelti in base al loro genere musicale. Ci sono i Pancras, c'è Rosvillain, c'è J-Ax, abbiamo voluto delle persone che avessero qualcosa di punk, non tanto nello stile musicale quanto nella loro attitudine, un'attitudine punk, e in tutti questi personaggi le abbiamo ritrovate. È stato fighissimo collaborare con e imparare tantissimo anche da molti di loro, se non da tutti loro. A proposito, volevo chiedervi qual era stato magari dei vari artisti che avete sentito il più, anche il più difficile, perché alcuni nomi magari sono anche un po' inaspettati, immagino magari Pancras, Rosvillain, metterli insieme è anche una cosa originale. E invece quelli, chi ha avuto più entusiasmo, anche se c'è qualche aneddoto con i vari artisti di Pogo Mixtape? Allora, come ti dicevo, non c'era nulla di programmato, e la cosa bella è stata proprio che man mano che andavamo avanti e contattavamo ognuno di loro, è quasi come se ci aspettassimo sempre dei rifiuti, e invece in realtà è stato così semplice che arrivati alla fine ci siamo guardati indietro e abbiamo detto ma com'è successa questa cosa, perché è stato naturale, ed è accaduto, come ti dicevo prima, in maniera serena, naturale, senza aspettative, tanto che poi ha superato ogni nostra aspettativa.
Questa è la versione di facciata. In realtà K ha rischiato la denuncia di stalking da diversi artisti con cui abbiamo collaborato. Sì, diciamo che tra le mie qualità migliori c'è la minaccia. Sono molto bravo a ottenere quello che mi metto in testa e devo dire che penso che tra i più sorprendenti divide i ministri. Stiamo parlando di una realtà che è solida, che ha portato un genere a calcare i palchi più belli d'Italia. Pensare di collaborare con... su un brano dei Finlay poteva sembrare quasi una trollata, quasi, no? E in realtà Divi è stato quello che forse ha mostrato più entusiasmo anche proprio anche a livello umano con noi. È nata una bella amicizia, quindi figata. Su altri è stata dura, ma non tanto per quanto riguarda i rapporti umani, per i percorsi artistici. Penso a Rose Villain, l'abbiamo contattata dopo Radio Gotham, quindi era già la queen dell'urban italiano. Nel frattempo c'è stato un Sanremo, c'è stata una serie Netflix, c'è stato un altro disco, una numero uno in radio con Fragole, Achille Lauro, quindi cioè nel senso con Gue, quindi diciamo che è stata dura. In più lei vive a New York, quindi le session a distanza sono state complicate, però come diceva Dani, l'entusiasmo che si è generato è stato contagioso e vedere nei loro occhi l'orgoglio di aver fatto un brano con noi è forse l'attestato più grande di fiducia nei nostri confronti, quindi il fatto di far parte di un progetto divertente ma credibile. Tutto questo senza aver pagato nessuno, incredibile. Diciamolo, perché i featuring nel mercato si pagano di solito, quindi noi abbiamo fatto tutto in maniera gratuita. Un disco che è anche un po' un ritorno alle vostre prime sonorità, ovviamente al giorno d'oggi, quindi sono passati 20 anni da quando avete fatto Diventare una Star, che è anche però un genere che adesso ha riguadagnato l'attenzione soprattutto nell'ultimo anno, anche con il ritorno di Blink, e voi citate i Blink, almeno sono sicuro, in almeno due pezzi, sì, diversi anche in apertura con Goonies. Quindi volevo chiedervi un po' che momento sta vivendo il punk rock, il pop punk, e anche la vostra voglia di ritornare, perché questo è anche il vostro primo disco dopo la pandemia, però voi nel frattempo avevate avuto anche un'evoluzione artistica, avevate preso generi anche differenti. Allora, il punk rock sicuramente sta vivendo un periodo felice dopo anni diciamo di torpore, anche dovuto all'avvento di nuovi generi. Penso al periodo dell'EDM, dove i DJ erano le nuove rockstar, penso al periodo in cui la trap ha cominciato a contaminare il pop e quindi dominare le classifiche. Il punk rock ultimamente sta vivendo un periodo felice anche grazie a una persona che si chiama Travis Barker, batterista di Blink, che ha preso in mano tutta la scena americana, ridandogli nuova linfa, ridandogli freschezza, perché Machine Gun Kelly, che viene anche da un altro genere, contaminato con le chitarre elettriche, con le batterie di Travis, ha rimesso luce e ha acceso un riflettore su un genere che appunto era un pochino sparito. Il ritorno dei Blink, ma poi anche tutte le band che negli anni 2000 hanno dominato la scena, penso ai My Chemical Romance, penso ai Paramore, i Sum 41, Simple Plan, è gente che non ha mai smesso di fare questo genere, e macinando palchi, concerti. Quindi quello che ci siamo detti, guardandoci anche un po' in faccia, era: nel momento in cui magari i riflettori si sono spostati su altre realtà, era quello di metterci a lavoro su noi stessi, ricominciare magari dai club più piccoli, ed era una cosa che c'era un po' mancata, no? Ritrovare un po' l'essenza della band. E devo dire che l'attenzione che adesso c'è su questo genere ci fa capire che forse ci abbiamo visto anche lungo, no? Nell'attendere il momento giusto per far uscire un disco, e a volte aspettare non è solo non produrre. Tante volte il mercato ti impone di pubblicare un singolo dietro l'altro con delle tempistiche anche molto brevi, che a volte non ti spieghi come fanno a trovare il tempo, no? Di produrre tutto quel materiale, alcuni artisti. Però ultimamente il mercato ci sta abituando veramente a una saturazione di singoli uno dietro l'altro, ed è veramente robaccia a volte, cioè è solo roba per buttar fuori e alimentare un algoritmo di Spotify. Quando si fa musica si deve avere anche qualcosa da dire. Voi nel disco avete una nuova edizione, inserite di Diventerai una Star, che forse è
anzi senza forse, è la canzone che vi ha lanciato, no? Volevo chiedere, voi siete diventati nel frattempo una star, ma come dicevi non avete continuato a avere un rapporto anche con i club, il locale. Quindi volevo chiedervi, siete passati da Sanremo, le vostre canzoni su Guitar Hero, i premi, gli MTV Europe Awards. Ecco, volevo chiedervi un po' il vostro rapporto tra la provincia e invece i massimi palchi, ricordando che il 16 ottobre suonerete al Forum. La provincia è casa nostra, da dove veniamo, dove siamo cresciuti e dove ci troviamo in questo momento. E diciamo che noi non abbiamo mai sognato di, anche se il brano poteva essere sicuramente visto in quella maniera, diventare delle star. Noi abbiamo sempre sognato di fare della musica la nostra vita e di portarla avanti tra noi, che siamo quattro amici che si conoscono dai tempi delle superiori, anzi Ivan e Pedro dalle scuole medie. Il nostro sogno era semplicemente quello di fare musica tutti i giorni e fare di questo la nostra vita, il nostro mestiere. Poi tutta l'esposizione mediatica che è avvenuta nei primi anni 2000 è stata una conseguenza, diciamo. Ci sono dei momenti in cui i riflettori sono un po' più puntati, dei momenti in cui i riflettori sono un po' meno puntati. È una cosa che capita a chiunque decida di fare la musica nella sua vita come mestiere. E quello che conta per noi è fare ciò che ci piace e farlo quotidianamente, farlo col sorriso. Una volta raggiunto quell'obiettivo, il palco può essere più grande, più piccolo, può essere il Forum il 16 ottobre o può essere il piccolo club prima o dopo qualche mese. Questa cosa qua ci interessa poco, in egual maniera comunque. Volevo fare una riflessione, poi vediamo se la condividete o meno, perché voi non avete fatto sempre e solo musica nel senso strettamente legato alla discografia, avete fatto anche attività parallele come la radio, ecco. Mi ricordavate un po' anche ad esempio i Monkees, non so se avete presente I'm a Believer, dai, le conosciamo tutte quelle canzoni, no? Quanto queste esperienze parallele alla discografia vi hanno anche aiutato in questo mondo, anche nella formazione di questo disco e in generale della vostra carriera? Con il briciolo di voce che mi rimane, allora, hai citato un nome perfetto, perché Claudio Cecchetto, quando aveva iniziato a lavorare con noi, aveva in mente di fare dei Finlay nuovi Monkees, cioè non ci vedeva solamente circoscritti al mondo della musica, anche se noi avevamo fatto di tutto per farlo ricredere, nel senso che volevamo assolutamente concentrarsi unicamente su questo. Una volta che il nostro sodalizio è finito e abbiamo smesso di collaborare, dopo un anno abbiamo iniziato il percorso radiofonico, poi alcune collaborazioni anche televisive, abbiamo fatto altro. E lui come sempre aveva ragione, non gli avevamo dato ascolto, ma le cose le capisci solamente mentre sei durante il percorso e non prima. E sicuramente il fatto di fare delle cose diverse e non concentrarci unicamente sulla musica ci ha permesso di imparare tanto, di avere e di dare anche alle giornate un ritmo, di dare valore ancora di più al tempo che abbiamo a disposizione. Le famiglie, anche in questo i figli, ti portano anche a gestire meglio il tuo tempo a disposizione, perché ce n'è meno e cerchi di sfruttarlo per ogni secondo. E secondo me ci hanno migliorato soprattutto nella disciplina e nel dare alle nostre giornate ancora di più un senso. Non che prima non ce l'avessero, però sai, fai musica, hai del tempo, sei ancora ragazzo, non dai tutto questo valore alle possibilità e magari alle occasioni che hai. E in questo caso esserci ricostruiti piano piano, aver iniziato un percorso che non è più una parentesi, cioè non può essere considerato una parentesi, cioè la radio la facciamo da 11 anni ad altissimi livelli, quindi ci ha fatto ancora di più apprezzare, secondo me, la cosa della musica. Ritornando sulla musica, una delle ultime domande era, il punk rock, il pop punk sono un po' canzoni, note, generi che hanno dentro di sé un po' quella che è la sindrome di Peter Pan, e in questo disco si sente anche molta giovinezza e anche tanti riferimenti a quella che può essere stata la vostra. Poi penso ai titoli delle canzoni, a degli esempi concreti, fate riferimento alle sigarette di Gigan, ai Goonies, Blockbuster, ai dischi dei Blink che abbiamo citato prima, ecco. Volevo chiedervi un po' come si vive questa seconda gioventù con questa sindrome quasi da Peter Punk, che tanto è una band che sicuramente conoscete, esatto. Noi abbiamo vissuto degli anni stupendi, siamo nati negli anni 80, gli anni 90 ci hanno formato e abbiamo un bagaglio culturale, artistico, cinematografico, musicale inestimabile rispetto, mi dispiace dirlo, ai ragazzi della nuova generazione
che probabilmente parleranno di Bello Figo Gu, non lo so, ai loro figli, boh, non lo so. Noi possiamo vantare un immaginario incredibile. Discorso da vecchio, veramente. Veramente. Ma lo sono, capito? A un certo punto ti trasformi in quella persona lì. Non lo sai, ma lo diventi. Tu non sei vecchio? No, io sono giovane e mi piace Bello Figo Gu. Ah, vedi, scopri cose della tua band che non pensavi. Mi ripeti la domanda che mi sono perso? Era un po' sulla seconda giovinezza che in questo disco... Che non c'è. No, vabbè, però questo disco è anche un po' ritorno al vostro sound, tant'è che è presente di nuovo una nuova versione comunque di Diventare una Star. Diciamo che sostanzialmente il punk rock è stato il nostro primo amore. E immensi, ma poi ritornano. Da quando eravamo giovani, ragazzini, e tornavamo da scuola, accendevamo MTV e trovavamo le nostre band preferite, quelle che sono le nostre band preferite anche tutt'oggi, dai Blink ai Sum 41, agli Offspring, eccetera, Green Day. E quello è stato ciò che ci ha fatto avvicinare alla musica. Poi credo che un po' avvenga nella vita di tutti, una volta che superi i 30 anni vai un po' ad aggrapparti alle cose che ti piacevano quando eri ragazzino, ai ricordi, come capita per tutti. Noi lavorando in radio, come dicevi prima, abbiamo notato ad esempio che magari una certa generazione ti richiede in radio i brani di quando loro erano ragazzini, quindi dai Depeche Mode agli Spandau Ballet. E ci siamo accorti, cavolo, sta capitando anche a noi. Cioè andiamo indietro con la mente a cercare il ricordo felice di quei suoni, di quelle cose che ci piacevano da piccoli. E alla fine poi ti rendi conto che il primo amore non si scorda mai. Adesso io volevo fare un saluto ricordando i vostri appuntamenti. Però prima volevo chiedervi, si chiama Volume 1, abbiamo parlato anche di tempistiche. Possiamo immaginare, c'è già qualcosa all'orizzonte, almeno canzoni che state provando? Tra l'altro siamo allo studio, alla sala prove dove voi provate abitualmente, c'è già qualcosa in pentola, che bolle in pentola, o al momento siete concentrati sulla scaletta del concerto? Sicuramente adesso saremo impegnati nella costruzione del concerto del forum, anzi prima di averlo annunciato eravamo già al lavoro sulla setlist che proporremo al forum di Assago, mi fa ancora strano dirlo, ma non ci siamo mai fermati nella produzione dei brani, seppur c'è stato un silenzio discografico da questo punto di vista a livello di album per diversi anni, non abbiamo mai smesso di scrivere, di conseguenza sicuramente continueremo a farlo, e non è che adesso se siamo impegnati nella promozione o nel tour ci fermiamo nella scrittura dei brani, anzi tanta roba ne abbiamo già messa in cascina, è roba forte, e non ci fermeremo sicuramente qui. Non abbiamo ancora in mente chi saranno i prossimi artisti eventuali con cui collaboreremo, ovviamente un'idea ce l'abbiamo, perché se continueremo a fare questa tipologia di progetto e non vediamo l'ora di metterci a lavoro su cose nuove, siamo incendiati. Questo progetto ci ha proprio elettrizzato, siamo proprio felici, orgogliosi di aver incrociato le nostre strade con quelle di altri guest meravigliosi, cioè oltre a essere alcuni grandissimi artisti, cioè bellissime persone, bellissima esperienza è stata questa che ci ha riempito proprio il cuore di gioia e una grande soddisfazione, quindi perché fermarci qui e perché non continuare a incrociare la nostra strada con altri. Io vi ringrazio, ho perso un po' la voce, vi volevo... Colpa sua. Esatto, è una malattia. Ci potevamo salutare, visto che il disco si chiama Mixtape, ecco, adesso siamo nell'epoca delle playlist, io personalmente ascolto ancora i CD o i vinili, però volevo sapere cosa c'è nelle vostre playlist, che un tempo magari erano queste cassette mixtape, cosa c'era più che cosa c'era allora, cosa c'è adesso? Tendo a zero essere nostalgico, soprattutto su un mezzo come può essere Spotify, come può essere un'altra piattaforma streaming, io voglio ascoltare sempre robe nuove, infatti litigo spesso con mia moglie che vuole sentire delle cose più rassicuranti, o sentiamo quello che mi piace, che no, io voglio sentire sempre roba nuova, quindi litigo, vado sulle playlist tipo Sangue Giovane o altre cose, perché voglio sentire quella fiamma e quella, e per certi versi quei diamanti grezzi, mi piace moltissimo sentire della roba nuova che magari non ha trovato ancora la propria collocazione, che magari sono prodotti o canzoni non ancora ben definite o non di qualità eccelsa, però riesci a scorgere magari quel talento e quella roba lì che mi infiamma. Vogliamo mettere qualche canzone in questa playlist? Come ci...
Allora, parto con l'ultimo pezzo dei The Used, sono tornati anche loro che facevano parte dei nostri ascolti da ragazzini, quindi Mads, poi ci metto... Io ci metto Holly con Devastante, perché secondo me a livello di musica pop italiana è uno dei più bei pezzi che ho sentito negli ultimi anni. Poi mettiamo qualcosa di... sicuramente Nazca e La Sed fanno parte delle nostre nuove playlist, nel senso che comunque ci piace ascoltare le nuove derive del punk rock e le nuove fiammelle che si accendono. Samurai J è un artista che ci piace molto, che secondo noi nei prossimi anni sentiremo il suo nome. E perché no? Biffy Clyro, ragazzi, ascolta. Dicendo, vedi che Pedro è più aggiornato, più io invece sono quello vecchio, che come ti dicevo prima, va, io sono il playlist nuovo, il nuovo dei Blink, il nuovo dei Green Day, il nuovo dei Sum 41. Vado, faccio come le persone di cui parlavo prima, quelli che ci scrivono in radio, che chiedono sempre le stesse cose, quelle della loro epoca. Bene, io ringrazio e siete stati molto la mano, simpatici. Non è scontato sempre con gli artisti. Grazie a voi, un saluto agli amici e i lettori di Varese News e di Legnano News. Ciao, ciao dai Finlay. Ciao.